Finisce 1-1 lo scontro con vista playoff tra Francavilla e San Giustese. Un pari tutto sommato giusto tra due squadre che continuano ad andare a braccetto in classifica. Iervese conferma la formazione che ha vinto contro la Vispesaro e ha la bella notizia di ritrovare Fofanà in panchina e poi in campo dopo un lungo infortunio. È un primo tempo però più a tinte rosso-blu in termini di occasioni da gol. Prima che la difesa del Francavilla prenda la misura, che dire, il classe 98 crea qualche pericolo dalle parti di spacca. Il primo arriva al sesto, quando proprio Chedira dalla sinistra lascia per Tascini, che però indirizza alto sulla traversa. Qualche istante dopo il giocatore marocchino prova ancora ad armare Tascini, con Spacca che riesce a sbrogliare in qualche modo. Il Francavilla alza poi il baricentro, fa possesso palla, ma Chiodini rimane spettatore. Anzi, è ancora San Giustese, poco dopo la mezz'ora, ed è ancora Chedira che spara al lato un assist di Moretti. L'unico vero squillo giallorosso del primo tempo arriva da un'azione sulla destra. Molenda cerca Galli che di un soffio non impatta con la sfera. Il pallone arriva poi comunque a Youssef che però non trova la porta. La ripresa si apre con una doppia occasione per il Francavilla. Galli prova con uno spiovento a beffare Chiodini che si rifugia in angolo. Dagli sviluppi del corner, prima Romeo e poi ancora Galli non sono cinici abbastanza da mettere la sfera oltre la linea di porta. È ancora Francavilla al decimo, quando Galli vede l'inserimento di Milizia, ma Chiodini è bravo a chiudere sul giocatore giallorosso. Brivido poco più tardi per la squadra di Iervese. Tascini centra il palo dagli sviluppi di un calcio di punizione e poco dopo è ancora Tascini pericoloso in area, con un tiro però debole centrale, preda facile di Spacca. I giallorossi si spaventano forse del pericolo corso e si fanno rivedere in area solo la mezz'ora, quando Michiché finisce a terra, ma il direttore di gara decide di ammonirlo per simulazione. È un'incertezza difensiva a premiare però la San Giustese, che passa dopo la mezz'ora con Villa. Il Francavilla rischia la beffa e allora Iervese, prima di essere allontanato nel finale, si gioca la carta Fofanà. Ed è un'azione che inizia con Michiché, è proprio a Fofanà a servire l'assist per Palumbo, che in scivolata pareggi i conti per i giallorossi. Nel recupero è ancora Palumbo a provarci, ma il tentativo finisce troppo alto, con i giallorossi che rischiano il KO su un'incursione di Chedira. E la traversa però a salvare Spacca e a certificare il pareggio finale. Mister, finalmente Fofanà, che ci ha messo lo zampino sul gol di Palumbo, perdere oggi sarebbe stata davvero un'ingiustizia. Sì, sono d'accordissimo. Perdere oggi veramente era una beffa atroce. La squadra ha fatto una buonissima gara. Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, nonostante avevamo di fronte una squadra molto bella, organizzata, che gioca bene al calcio, ma questo lo sapevamo, quindi l'avevamo preparata abbastanza bene. E abbiamo avuto diverse occasioni prima di prendere il gol, poi una piccola ingenuità difensiva, abbiamo rischiato veramente di rovinare il tutto. Poi grazie anche all'ingresso di Fofanà, ma lo sapevo che per noi lui è un valore aggiunto, e siamo riusciti a riequilibrare il risultato e alla fine ci può anche stare, anche se un po' di rammarico ce l'abbiamo. I motivi del tuo allontanamento l'hai capiti? No, purtroppo no, forse il mio collaboratore ha protestato perché ci sono stati 2 o 3 episodi un po' dubbi, però l'arbitro forse sono un po' simpatico, quindi ha cercato di allontanare, ma a parte gli scherzi ci può stare perché alla fine l'assistente ha detto questo. Andiamo avanti, mi dispiace perché sto diventando troppo cattivo, questa è la seconda espulsione, speriamo di fermarmi qui. Questa migrazione forzata quest'oggi quanto ha inciso sulla partita? Ma secondo me ha inciso anche per loro, perché loro sono due belle squadre, due squadre che giocano a calcio e il campo non è in perfette condizioni, però ecco, noi dobbiamo intanto ringraziare la Vastese per l'ospitalità, perché purtroppo sapevamo che nel campo nostro non potevamo giocare, però ecco, un campo un pochettino più, diciamo, più bello tra virgolette, ci poteva venire una partita ancora più bella, però ripeto, adesso è andata così, cerchiamo di guardare avanti, risultato positivo. E prendiamolo come una cosa che ci dà continuità nei risultati, guardiamo in avanti con positività e sono convinto che con il rientro di Fofanà potremmo concretizzare meglio quello che costruiamo. Mister, un pareggio alla fine sostanzialmente giusto, anche se voi avete quel palo in più che grida un po' vendetta. Sì, quelli sono episodi, magari loro hanno avuto altre occasioni e potevano anche farlo loro il gol.
La cosa più importante è che la squadra ha fatto un'ottima prestazione, tosta, decisa, senza mai mollare, cercando anche di fraseggiare contro un avversario forte fisicamente, forte tecnicamente e su un campo che non favoriva molto il fraseggio, ma noi ci siamo riusciti e abbiamo fatto una buonissima partita e sono soddisfatto. Certo, rimane un po' il rammarico del gol preso alla fine, però la squadra a me è piaciuta tantissimo oggi.